Ci spieghi che cos'è Ashoka? Sì, grazie innanzitutto di averci invitato. Questa associazione strana, come l'hai definita, in realtà è una delle organizzazioni non governative, più grandi al mondo e più longeve. Ashoka nasce nel 1980 dall'idea di Bill Drayton, un americano, che inizia a percepire in diverse parti del mondo, dall'India agli Stati Uniti all'Indonesia, una nuova forma di attivismo sociale. Fino a quel momento soltanto i missionari oppure i governi si occupavano di sviluppo, di miglioramento della Delle vita delle condizioni di vita. persone. Esatto. Lui vede emergere questo trend in cui uomini e donne, non mossi da particolari interessi religiosi o politici, iniziano a occuparsi di un tema sociale. Dà a queste persone il nome imprenditori sociali, dà quindi una loro prima identità, inizia a selezionarli, dare un supporto economico per far sì che si possano occupare al 100% di questa idea, metterli in rete per creare delle connessioni. Da qui, da questo primo esperimento partito in India nel 1980, siamo oggi la quinta ONG al mondo per impatto sociale e innovazione. Questa è una classifica che viene fatta ogni anno e potete trovarla online, ovviamente fatta da altri, non da noi. Perché questo grande impatto, pur essendo relativamente poco conosciuti? Ashoka sta dietro le quinte, Ashoka difficilmente porta avanti un progetto diretto. Il nostro compito è trovare uomini e donne, e avete qui due esempi oggi, che hanno individuato una soluzione creativa a un problema sociale, una soluzione diversa al modo tradizionale di affrontare questo problema, una soluzione che secondo noi ha il potenziale di cambiare tutto un sistema, cioè non soltanto i beneficiari diretti delle loro attività, ma avere un potenziale di cambiare le leggi nel proprio settore, il modo in cui operano le aziende, il modo in cui operano le università e i sindacati, per far sì che il cambiamento sociale sia molto più ampio. Allora, Valera, facciamo un esempio molto pratico. Voi, la vostra rete individua in un paese del mondo un imprenditore sociale che ha un'idea dirompente e innovativa. Voi lo individuate e che cosa ne fate di Ti questo? faccio un esempio chiarissimo che rende tutto più semplice. Nel 1990 Ashoka individua in India Kailash Satyarthi. Questo nessuno l'avrebbe chiamato imprenditore in quel momento. Si occupava di combattere il lavoro minorile nelle fabbriche, di togliere i ragazzini dalle fabbriche e portarli a scuola. Un attivista, tanti avrebbero detto. Noi abbiamo visto però in lui un potenziale molto più ampio. Abbiamo lavorato con lui, facendogli elaborare un modello economico dell'organizzazione che non fosse soltanto basata sulla protesta, ma più che altro sulla collaborazione con queste fabbriche. Ha creato un marchio di tappeti liberi dalla schiavitù infantile. Questo marchio, la sua associazione, quindi non soltanto protestava e toglieva i ragazzi dalle scuole, mandava a certificare quelle fabbriche che non assumevano ragazzini. In questo modo le entrate dell'organizzazione sono cresciute, la sua idea è passata da una città a svilupparsi per tutta l'India e poi in dozzine di altri paesi. Nel 2014, insieme alla più conosciuta Malala, Kailash vince il premio Nobel per la pace. Qual è il ruolo di Ashoka in questo? Noi abbiamo portato una persona, non l'abbiamo fatta noi questa grande idea, non ci abbiamo pensato noi, ma l'abbiamo presa e l'abbiamo aiutata a trasformarla in un'idea dirompente, globale, con un impatto poi riconosciuto con uno dei premi più ambiziosi, che è il Nobel per la pace. Ecco, oggi presentiamo due persone che ci auspichiamo fra 10 anni, 15, 20, possono arrivare a un impatto così globale. Allora, conosciamo Carlo Stasolla, Associazione 21 Luglio, sinteticamente perché abbiamo non molti minuti. Lei chi è e che cosa fa? Beh, noi come Associazione 21 Luglio ci occupiamo di tutelare i diritti delle comunità Rom. Abbiamo individuato il problema in quello che in Italia viene denominato il sistema Campi, che è un sistema unico in Italia nel panorama europeo, tanto che in Europa l'Italia è chiamata il paese dei campi, cioè che ha deciso che i Rom in quanto Rom devono vivere segregati in cosiddetti campi Rom. E
E noi cerchiamo di intervenire coinvolgendo tutti quanti gli attori che si muovono attorno al sistema campi, dagli accademici ai politici, all'opinione pubblica, ma alle stesse comunità rom, cercando di intervenire sulle leggi, intervenire con azioni di advocacy sui politici, intervenire sugli accademici per promuovere studi e analisi che analizzino il problema e soprattutto dentro le comunità rom. Senta, è vero che voi fate addirittura dei corsi di leadership per i rom dentro i campi nomadi? Per sconfiggere il sistema campi occorre intervenire anche dentro le comunità e per farlo facciamo azioni di empowerment, cerchiamo cioè di formare ad alto livello giovani attivisti rom sul territorio nazionale perché sappiano e conoscono i propri diritti, sappiano e possano spingere la propria comunità a cambiare questo sistema. Voi volete chiudere i campi rom? Noi vogliamo chiudere i campi rom, luoghi di segregazione, luoghi di discriminazione, luoghi di razzismo. E su questo andrebbe d'accordo con Salvini? Nell'obiettivo sì, probabilmente nel modo sicuramente no. I campi rom non si chiudono con la ruspa che non fa altro che moltiplicare altri campi rom. I campi rom si chiudono attraverso un approccio sistemico che consenta con percorsi di inclusione di consentire a queste persone, a chi vive in queste condizioni, di avere delle opportunità di uscita. Senta, lei non è rom, però ha vissuto in un campo rom. Perché e quando? Sì, io a partire dai 22 anni ho deciso di vivere all'interno dei campi dove ho vissuto 14 anni, dove mi sono sposato, dove ho avuto un figlio. L'ho fatto per scelta, per conoscere il mondo e condividere una parte di mondo che vive all'interno della nostra città, un'enclave di persone che vive all'interno della nostra città per condividere e quindi conoscere questo mondo. Alfonso Molina della Fondazione Mondo Digitale, lei chi è e che cosa fa? Okay, io sono direttore scientifico della Fondazione Mondo Digitale, prima facevo il professore alla Università di Edimburgo. La Fondazione Mondo Digitale è una realtà che già ha una quindicina di anni, ci preoccupiamo fondamentalmente dell'innovazione nel mondo della scuola, ma anche di portare l'inclusione digitale a tutti i settori svantaggiati o a rischio di rimanere fuori dei benefici. Quali soggetti? Questi sono progetti concreti che abbiamo con anziani, con rifugiati, con immigrati, con disoccupati, abbiamo fatto nel passato i bambini malati, malati terminali, e anche facciamo progetti di parità di donne. La centralità del nostro lavoro è l'educazione. Noi crediamo che i giovani, oggi tutti in realtà, devono essere attrezzati per vivere nel mondo complesso del XXI secolo. Un mondo di grande velocità di sviluppo della scienza e della tecnologia, un mondo di grandi sfide globali come l'ambiente, la povertà, l'invecchiamento della popolazione, che la scuola non riesce a dare ai ragazzi le competenze necessarie per affrontare un modo di pensare aperto, curioso, sperimentale, esperienziale per affrontare questo. Noi lo chiamiamo autoimprenditorialità. Noi crediamo che tutte le persone, i giovani, devono essere imprenditori di se stessi e questi sono i programmi che noi abbiamo sviluppato. Abbiamo creato ambienti fisici, la palestra dell'innovazione che è stata ripresa anche nel documento della Buona Scuola del governo passato. Questa palestra dell'innovazione abbiamo creato una rete di 120 scuole in tutta Italia che stanno lavorando su questo, stiamo aprendo palestre dell'innovazione in differenti regioni e stiamo creando tutto un contenuto di autoimprenditorialità con l'autoconsapevolezza del mondo complesso e la forma di rispondere attraverso la leadership, il team building, il problem solving e tante altre skills che sono necessarie. Valera, sinteticamente, voi avete individuato queste due persone. Che cosa gli fate fare e soprattutto so che lei vuol fare un appello a chi conosce dei casi simili perché vi siano segnalati? Certo, ciò che questi due casi hanno in comune e che poi hanno in comune con gli altri 3600 è l'aver sperimentato una soluzione che funziona sul campo, quindi noi non ci occupiamo di progetti bellissimi su carta, ma iniziamo a interessarci delle persone quando hanno già creato dell'impatto. Vedi il lavoro in alcuni campi Roma a Roma o nelle periferie romane dove lavora Alfonso. Ci interessa ancora maggiormente quando il loro obiettivo è sistemico. Come ha detto Alfonso, non gli importa soltanto di avere un impatto al Quadraro, un quartiere di Roma, ma di portare questa innovazione in qualunque scuola italiana. Allo stesso modo, Carlo non si occupa soltanto dei Rom che vivono nella capitale, ma vorrebbe abolire per tutti la segregazione abitativa. Cosa facciamo noi per loro?
per chi ha bisogno diamo un contributo economico per far sì che possa occuparsi al 100% della propria idea. Cioè, lascia il lavoro e ti occupi al 100% di questo. Forniamo una rete in 90 paesi al mondo. Ad esempio, Alfonso, settimana prossima sarà in Romania, un posto che sta sperimentando alti tassi di disoccupazione giovanile, e Alfonso andrà a portare la propria idea all'ufficio locale di Ashoka, aiuta a replicare in maniera molto più veloce in Romania. Quello che da solo ci avrebbe messo magari 15 anni ad accadere, noi lo facciamo accadere in un anno. Se ci sono esempi, a chi bisogna segnalarli? Se ci sono esempi di questo tipo si può scrivere ad Ashoka Italia, siamo presenti su Facebook, su Twitter, oppure anche a italy@ashoka.org.